energia. Dobbiamo ricaricarlo. Su, ti prego, riprenditi. Non volevo lasciarlo solo, non volevo, veramente. Ora è meglio che lei vada da suo padre. Ti voglio tanto bene. Riprenditi, ok? Ti voglio bene. Billy, tuo padre sta aspettando la sorpresa. Devo venire a cercarti? Come faccio? Non ho niente da dargli. Tenga, gli dia questa. Forse gli riporterà alla memoria ricordi lontani. Sa, quella fotografia per il dottor Frankenstein era preziosa. Ci teneva moltissimo. Ehi, ma questo è mio padre. Sì, infatti è proprio suo padre da bambino con il dottor Victor Frankenstein. E ora vada, vada. Gli stia vicino. Non si preoccupi. Riposo. Sì. Oh, George, è così bello averti qui. Ci sei mancato tanto. È stato gentile il tuo capo a darti questa vacanza. Sì, a proposito, ti devo dire una cosa. Anche Sandy deve dirti una cosa molto importante riguardo il castello. Su. Papà! Billy, come stai, tesoro? Siediti. Non devi tornare mai più in quell'odioso albergo, me lo prometti? Figliolo, di questo non ti devi preoccupare, te lo prometto. Sandy, scusa, ma non devi dire una cosa a George? Thelma, cara, non vorrei essere scortese, ma... No, a pensarci bene, voglio essere scortese. Ti dispiace lasciarci soli per qualche minuto? Sparisci, vai! Beh, questa se l'è proprio voluta. Papà, sei stato proprio forte. Figurati. Ah, me n'ero scordato. Questa è la sorpresa per te. Tempo a vedere. Grazie, Billy. È una sorpresa veramente bella. E ora fatemi dire quello che devo dire. L'altro giorno un amico mi ha fatto capire che errore stavo commettendo. Beh, come sapete, ultimamente ho dato la precedenza a una sola cosa. L'Holiday Hotel. Pensavo che fare soldi fosse più importante che stare con la mia famiglia e che i miei regali bastassero a rendervi felici. Mi sbagliavo. L'ho capito solo quando sono stato costretto a guardare in faccia il mio passato. Il mio passato come Frankenstein. Lo ammetto, avevo paura. Io non volevo essere un Frankenstein. Così ho cambiato il mio cognome e ho tentato di cancellare il passato. Per fare questo, ho rischiato di perdere le due persone che per me sono più importanti della vita stessa. Sì, voi due. Beh, oggi sono di nuovo un Frankenstein e ne sono fiero. E ora la bella notizia. Da ieri mattina alle 10 io non sono più uno squallido funzionario dell'Holiday Hotel. Mi hanno licenziato. Perciò non abbiamo soldi, eh? Ma abbiamo questo, il castello Frankenstein, la nostra casa d'ora in avanti. Insomma, meglio di così non poteva andare. George, io volevo parlarti proprio del castello. Spara. Beh... Vedi, le cose non sono semplici come tu credi. Io sono pronta a scommettere che c'è qualcosa di poco chiaro qui al castello Frankenstein. Sì, lo so. Io sono sicurissima.